Ciao e grazie per il tuo commento. Allora, in alternativa, se non ti piace il fotovoltaico, hai solo due soluzioni alternative. O continui a utilizzare il gas, che è comunque un combustibile fossile e ha dei prezzi che sono andati alle stelle e che probabilmente quest'inverno costerà ancora di più, per ovvi motivi di speculazione, oppure investi soli 3 miliardi di euro per costruire la tua centrale nucleare che alimenti la tua abitazione o la tua azienda, ammesso e non concesso che in Italia te la lasciano fare, e a quel punto sarai felice di comprarti l'uranio. Gestirti le scorie radioattive che richiedono migliaia di anni per il loro decadimento. Ah, prima però devi ancora creare il centro autorizzato per lo smaltimento delle scorie radioattive che nel nostro paese ancora non c'è. Vabbè, sono piccoli problemi che sicuramente non sarà difficile gestire. Vuoi mettere che è difficile invece avere proprio impianto fotovoltaico ed essere quasi indipendenti dalle compagnie elettriche per luce e gas. No, hai ragione te. Non so perché continuiamo a spendere tempo e denaro nel fotovoltaico quando potremmo pensare tutti di installare nucleare. Ciao, un saluto a tutti da Marco Faia, il tuo esperto del fotovoltaico.